In un precedente video di qualche settimana fa avevo velatamente criticato i tifosi napoletani, rei, a mio avviso, di non aver sufficiente pazienza con la nuova guida tecnica del Napoli. Oggi invece devo ammettere candidamente che hanno sempre avuto ragione loro, perché effettivamente la situazione ora è scoppiata totalmente. La presenza di Garcia non è più proponibile e soprattutto una eventuale permanenza di Garcia potrebbe causare danni irrimediabili, cosa che cambiando allenatore si potrebbero probabilmente evitare. Garcia ha avuto il tempo che ha chiunque, che ha qualsiasi allenatore che siede su una nuova panchina. Purtroppo si è dovuto scontrare con una realtà diversa, con una realtà probabilmente troppo impegnativa per lui e soprattutto con una squadra che veniva da una grandissima prestazione lo scorso anno. Però sono del parere che la colpa non sia integralmente di Garcia. Ricordiamoci sempre che quando una squadra va male, le colpe sono di tutti, e quando una squadra va bene, i meriti sono di tutti. L'anno scorso il campionato non lo ha vinto solo Spalletti, lo hanno vinto tutti, lo ha vinto dal magazziniere a De Laurentiis, che aveva scelto Spalletti. Stesso dicasi per questo periodo di crisi, perché sì, è un periodo di crisi, cioè è sbocciata la crisi Napoli, perché perdere in casa con l'Empoli fa malissimo dopo uno stentato pareggio con l'Union Berlino, che è una squadra tutt'altro che irresistibile. Si può dire che questo Napoli si è arrivato, diciamo, in zona crisi. Ora però bisogna stare attenti. Innanzitutto bisogna individuare il vero colpevole, perché ovviamente la prima cosa che si fa in questi casi è esonerare l'allenatore, e su questo penso che non ci siano dubbi. Poi però bisogna fare un po' di esami di coscienza, bisogna cospargerci il capo di cenere, e lo deve fare soprattutto, a mio avviso, Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis ha scelto Garcia completamente da solo. Ha scelto Garcia completamente dimenticandosi che aveva dei giocatori a cui rendere conto e che avevano tutto il diritto, dopo la conquista di uno scudetto, di dire la propria su un eventuale sostituto di Spalletti. Questo andava fatto. De Laurentiis purtroppo lo conosciamo, purtroppo a volte è un personaggio che ama il protagonismo, scusate. È un personaggio che raramente delega e soprattutto è un personaggio che non ascolta nessuno, che ama prendersi i meriti quando ci sono e che non è in grado di assumersi le colpe quando si presentano. In questo caso Aurelio De Laurentiis ha sbagliato completamente. Secondo me è più colpevole lui di Garcia. Perché? Perché, ripeto, doveva interpellare molte persone prima di scegliere Garcia. Invece l'ha scelto per i cavoli suoi e è successo quel che è successo. Ora bisogna capire cosa fare. Si parla di un traghettatore fino a giugno per poi trovare un allenatore serio. I nomi dei traghettatori sono fondamentalmente due, ho letto: Mazzarri o Tudor. Più Tudor che Mazzarri, spero, perché effettivamente Mazzarri, secondo me, è un allenatore scandaloso. Io so che i napoletani hanno sempre apprezzato il lavoro di Mazzarri, perché effettivamente Mazzarri a Napoli ha sempre fatto bene. Però ricordiamoci che Mazzarri ormai non è più un allenatore da molti anni, da moltissimo tempo. Tudor è un allenatore emergente che, a quanto ho letto, accetterebbe
anche un contratto di un anno e mezzo, cioè metà di quest'anno e tutto l'anno prossimo. Ma non penso accetti un contratto di mezza stagione o di tre quarti di stagione, anche perché è un allenatore emergente, un allenatore che comunque ha già dimostrato di avere delle grossissime potenzialità. Secondo me, se investi su Igor Tudor, lo fai per un progetto a medio-lungo termine, cioè gli fai un contratto di 2 o 3 anni, non lo puoi tenere fino a giugno per poi prenderne un altro. Perché l'idea, a quanto ho capito, è quella di trovare un traghettatore fino alla fine della stagione per poi l'anno prossimo partire a bomba con Antonio Conte. Antonio Conte, a mio avviso, sarebbe perfetto in quella situazione. Perché? Perché Antonio Conte è il classico allenatore a cui piace tirare su le squadre in difficoltà. L'anno scorso, cioè all'inizio di quest'anno, non avrebbe avuto alcun senso un Antonio Conte, perché un Antonio Conte che subentra un allenatore vincente non ha senso, non è in grado di fare niente, non è il suo ambiente, non è il suo ambiente, non è il suo habitat, possiamo dire in questo modo. L'habitat di Antonio Conte è una squadra che non vince da un bel po', che ha fame di vittoria e che ha bisogno di rilanciarsi. Probabilmente il Napoli del prossimo anno potrebbe essere una giusta candidata per Antonio Conte, e Antonio Conte potrebbe essere un giusto candidato per il Napoli del prossimo anno. Ai tifosi napoletani dico comunque di portare pazienza. È stato commesso, a mio avviso, un errore di superbia da parte di De Laurentiis, uno dei molti errori di superbia che ha commesso il presidente del Napoli. E ora bisogna raccogliere i cocci, bisogna trovare, come dicevo prima, o un Tudor, però ripeto, se si vuole Tudor, si prende Tudor e si tiene Tudor. I traghettatori potrebbero essere Mazzarri o i fratelli Cannavaro, come si sente in giro, ma secondo me un Tudor per mezzo anno è una cavolata. Oppure, come dicono in molti, un traghettatore e l'anno prossimo si va ad Antonio Conte e gli si dà quel che si vuole, cioè quel che vuole lui fondamentalmente. Non lo so, staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo mi dispiace perché comunque vedere un Napoli che l'anno scorso era un Ferrari, vederlo ridotto come una Dacia Duster del 2009 mi fa veramente pena, non se lo merita, non se lo merita. Capisco che l'anno dopo la vittoria è sempre più difficile, però neanche deve essere così. Cioè, a novembre ritrovarsi quinti in classifica, faticare, insomma, ci sono delle cose da cambiare. E secondo me è arrivato il momento. Questa sconfitta è capitata a pennello per dare una scossa vera e propria.